all'una e un quarto. Dall'una e un quarto vuol dire che lo scoppio è venuto un po' all'una, prima. All'una. All'una. Sì. E cosa è successo quando non è arrivato? Si sa, quando è arrivato c'erano già qui i vigili del fuoco che sono intervenuti con il titolare, abbiamo cercato di portare fuori qualche mezzo che c'era titolo, con due ci siamo riusciti e poi... La fiamma era molto alta? Abbastanza, sì, abbastanza alta, ma poi sono scoppiati i primi vetri, il vento ha alimentato il fuoco e è diventato inarrestabile. Che cosa conteneva il deposito, il capannone? Con certezza non lo sappiamo ancora, ma sicuramente carta, legno, queste cose, essendo una ditta che tratta rifiuti, ricicla rifiuti, quindi questa, il core business di questa azienda è la carta da mace. Plastica. Una domanda al vice sindaco, lei era accanto al sindaco quando sono arrivato all'1:30. E lei, la sua impressione è stata? È che sicuramente assicurare un minimo di assistenza a chi è intervenuto, e cosa che ha fatto il sindaco, tra l'altro mettendo a disposizione un mezzo che è alle spalle di 30.000 litri, perché c'era carenza di acqua per i vigili del fuoco. Di conseguenza ha cominciato a iniettare acqua su questa cisterna e portarla sul luogo del disfatto. Quali difficoltà avete incontrato per coordinare tutte queste forze? No, non ci sono difficoltà, perché ci hanno aiutati anche i sindaci del territorio, il sindaco Stefano Macon ha mobilitato anche i colleghi qua del territorio con Termini e abbiamo fatto squadra. Abbiamo fatto squadra. Lei è arrivato un po' dopo, ormai il fuoco era quasi spento, ma non è finito. Cosa bisognerà fare adesso se non è finito? Il fuoco non è ancora spento e quindi tutta la notte ci sarà un coordinamento dei vigili del fuoco per continuare a garantire tanto la sicurezza della zona e tenere sotto controllo l'incendio nel suo complesso. Secondo voi l'inquinamento può provocare dei danni? Quali sono i mezzi che noi possiamo intervenire per avvisare l'opinione pubblica? Guardi, rispondo io qui, l'ARPA è intervenuta quasi in tempo reale, ha fatto il primo monitoraggio e dal primo rilievo non si rilevano sostanze tossiche nell'aria, e questo è già un dato positivo. Preventivamente abbiamo fatto un comunicato, divulgato un comunicato dove indicavamo alla popolazione di tenere le finestre chiuse, ma credo sia la prima azione di buon senso che si fa fin tanto che non si capisce la portata di un eventuale evento di inquinamento ambientale. Adesso sembra che questo non ci sia, quindi abbiamo diramato un secondo comunicato dicendo che non ci sono ad oggi rilievi di sostanze tossiche nell'aria, e questo è già un dato positivo. Comunque questa sua dichiarazione non preclude eventuali danni che possono capitare domani. Certo, ma continuerà. L'ARPA sta facendo dei monitoraggi, li chiamano istantanei, e quindi a medio termine, a breve termine. I primi, gli istantanei, hanno dato quel tipo di risultato a cui ho fatto riferimento prima. I secondi, entro 24 ore, capiremo se nel territorio c'è stato un problema di carattere ambientale. Allora, secondo lei, vice sindaco, l'ARPA o chi di dovere dovrà comunque monitorare tutto, certo, quello che è successo e rendervi voi non responsabili di un impegno che invece che deve... Ognuno ha i propri compiti e di conseguenza l'ARPA è stata presente fin dalle prime ore del pomeriggio e hanno fatto quello che dovevano fare, sicché siamo abbastanza tranquilli sotto questo aspetto. Il giornale, la protezione civile è informato in tempo reale, compreso anche il nostro presidente Zaia, informato in tempo reale su tutto quello che è successo. L'ARPA continua i suoi monitoraggi, terremo sotto controllo la situazione. Posso aggiungere che stasera c'è la vigilanza della protezione civile per mettere in sicurezza il territorio, proprio perché ci sia la tranquillità per gli operatori, i vigili del fuoco che stanno operando. Di conseguenza devono avere le strade sgombere e c'è questo intervento appunto dei vigili urbani e della protezione civile che stanno vigilando praticamente le strade, i palchi, eccetera.